cavoli di voi di fare ti calmeranno. Capri e capre! Chiudi! Capre! Vigliacchi! Vigliacchi! Sono vecchia, sono malata, ho già fatto il viaggio 3 volte, te l'ho detto. Direttore, fammelo vedere mio figlio. Mi dispiace, ma non sono io che non voglio. Vostro figlio dovrà stare in segregazione ancora per 2 mesi e non può vedere nessuno. Sono 3 giorni che aspetto, eccellenza. Non ho più soldi. Fammelo guardare, magari dallo sportellino senza aprire la porta. Ma no, ma cosa dice? Io starò zitta, lui non se ne accorgerà, ma io almeno lo vedo. Mi dispiace, ma non è possibile, ecco. Posso lasciargli questa almeno? Ma no, nemmeno questo è possibile. È contro il regolamento. Se io morirò senza vederlo, sarà colpa tua. Senti, accompagna sta donna alla porta. Avanti, su, forza! Fermo qui. Cammina, su. Avanti. Quello è il tuo posto. Ben arrivato. Benvenuto. Io sono Nicola Rodorigo. Io Giuseppe Musolino. Sì, lo so. Conosco tutta la tua storia. E chi non ti conosci? Hai portato la rivoluzione in carcere? Allora lo sapete che sono innocente. Se lo dici tu. Ma sai, qui innocente o colpevole il regolamento non guarda in faccia a nessuno. E se ti ribelli è peggio. Questa volta hai fatto 6 mesi di segregazione. La volta prossima, il doppio. Ma tu che cosa hai fatto? Io? Uxoricidio. Mia moglie. Come non lo sai? Io ero maestro elementare. Mentre insegnavo mia moglie si divertiva con un commesso di Catanzare. Però io me ne accorsi quasi subito. Ma non feci niente. Loro erano furbi. Ed avevano qualche sospetto. Sono stati perfino 2 mesi senza vedersi. Ma io avevo pazienza e aspettavo. Finalmente un giorno li ho pescati assieme. A lui non feci niente, ma lo obbligai ad assistere mentre la strangolavo piano piano. Piano piano, piano piano. Ma almeno tu ti sei vendicato. Ma io? Io lo so, ti capisco. Tu vorresti essere già fuori per vendicarti. Ma proprio per questo bisogna sopportare, pazientare. Stare calmi e tranquilli e aspettare l'occasione. Vieni tu, vieni, il parlatorio. Il parlatorio? E mia madre? E mia madre non la vedo dal giorno del processo. Solo dammi il latte magico. Ah, sì. Su, andiamo, fai presto. Andiamo, su, fai presto. Dai, apri, apri. Calma. Ci deve essere mia madre o qualcuno che vuole vedermi. 211. Renzetti, che c'è? Avete chiamato voi il 211? Io qui non ce l'ho. Aspettate. Ghisi? Che c'è? Che ci avete il 211 per il parlatorio? Ma no, si sono sbagliati. Deve andare in direzione. Gli è morta la madre.
avanti, eh? E me vado a andare. L'unica redattata alla prigione. Ti dormi e ti canti. Tu parli sempre troppo, parli. Solo voi non siete andati alla processione per la siccità. Uno deve pur rimanere in bottega, no? Eh già, a voi che vi interessa se piove o non piove. Voi prendete vino, no acqua. Chi è? Tu sei scappato. Già. Non ve l'aspettavate, vero? Sta fermo lì. Ma Mara non c'è. No, ti ho chiesto di lei. Se n'è andata subito dopo il processo. No. L'hai cacciata tu, che sei sempre stata una carogna. Non credere, Maltese. Io so tutto di tutti e i conti che devo regolare, voglio regolarli, te lo giuro. No, Beppe, che cosa vuoi fare? Io non ho colpa di quanto ti è successo. Io non... Non avere paura. Tu non hai fatto falsa testimonianza. Dillo a tutti in paese che Musolino è tornato e che vuole farsi giustizia. No, Beppe, che cosa fai? Fermati. Addio, Maltese. Questo me lo prendo in prestito. No, Beppe. Beppe, che cosa vuoi fare? Beppe! Fermati, ascolta! Proprio così, brigadiere. Ma come? Ti ha preso il tuo fucile? Sì. E dove è andato? È andato giù, verso la dirupata. Andiamo, presto. Gallo, Marini, andiamo! Mussolino, non stava in casa. Sono scappato.
Mussolino. Scappa, Rocco. Mi sarebbe meglio. Se mi costringete a sparare, sparo!